Salve, ho appena finito di leggere questo libro, si chiama McEwan, non è un romanzo, ma è appunto un invito alla meraviglia per un incontro ravvicinato con la scienza. Non sapevo cosa aspettarmi quando ho cominciato a leggerlo e non credevo fosse così bello. È una raccolta di cinque interventi, tre dei quali mi pare siano delle conferenze che ha tenuto, dove analizza alcuni aspetti della scienza e della letteratura e dell'arte in genere. Molto, molto estremamente interessante. Io ne vorrei prendere una parte perché i temi sono numerosi. Una di queste parti riguarda l'unicità nella scienza e nella letteratura. E in uno dei suoi interventi parte dal fatto della pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin. Qual è la storiella che lui racconta? Che è una storiella che si conosceva naturalmente. È la seguente: Wallace, che è un naturalista, nel giugno del 1858, Alfred Wallace, che era nelle Indie occidentali, quindi lontano migliaia, miglia e miglia e miglia da Londra, ha mandato a Darwin un pacchettino con uno scritto di una ventina di pagine dove racconta le sue opinioni sull'origine della specie. Beh, è esattamente lo stesso identico pensiero di Darwin, meno articolato di quello che poi sappiamo essere l'origine delle specie, ma è quello. Tutte le idee di Darwin sono segnate lì. Questo mette un po' in imbarazzo Darwin, anzi, in grave imbarazzo. Perché? Perché tutto un tratto dice: ma come? Gli chiede fra l'altro Wallace di farlo leggere, di farlo avere alla Società Linneana di Londra, che è una delle autorità scientifiche. E ora Darwin si trova di fronte a una situazione particolare, cioè diventa il secondo. Lui credeva di essere praticamente l'unico che aveva questa idea dell'origine delle specie, e invece si trova ad essere superato da Wallace e non sa cosa fare. Potrebbe anche buttarlo via, perché già ha impiegato alcuni mesi per arrivare a questo manoscritto, e figuriamoci se lo butta via, nessuno si accorgerebbe e potrebbe in qualche modo non perdere questa primogenitura. Però lui è una persona corretta e chiaramente non lo butta via. E parlando con i suoi amici della società, insomma, alla fine arriva un compromesso che salva la situazione, cioè si decide di leggere assieme nella stessa giornata, in un unico incontro di lettura, dei taccuini vecchi di Darwin di alcuni anni fa, anni prima, e una lettera, anche questa datata abbastanza tempo prima, e poi lo scritto di Wallace. Quindi in questo modo si salva come dire, si è corretti, si salva la correttezza, e al tempo stesso si sottolinea che in qualche modo Darwin era stato il primo a così avere l'idea dell'origine delle specie. Quindi ricordiamoci nel luglio del 58, però dopo un po' i suoi amici dicono: ascolta, Darwin, darci dentro, devi continuare, devi pubblicare quello che stai raccogliendo. E allora in circa un anno, 13 mesi, Darwin finalmente si libera da tutti i suoi problemi, i suoi dubbi, anche in carattere per esempio religioso, perché la teoria dell'origine delle specie, anche dell'uomo, in qualche modo fa a meno della creazione. Si libera di tutto e pubblica l'origine delle specie, quindi nel 1959. L'origine delle specie è un libro ben più, come dire, ben più corposo, della ventina di pagine di Wallace, e quindi insomma segna l'inizio di una nuova era, diciamo, nella biologia e nella scienza naturale. Allora McEwan si pone il problema della primogenitura, no? Nella letteratura dice: non esiste questo problema. Perché? Perché il romanzo, che ne so, tal dei tali, ha un autore che non è possibile confondere con un altro. Chi ha scritto Don Chisciotte, chi ha scritto Guerra e Pace, gli autori sono quelli, sono altri, quindi non c'è questa possibilità. E quindi insomma c'è questo parallelo, però al tempo stesso dice che sia nella scienza che nella letteratura
le cose si possono interpretare in un modo diverso, cioè in fin dei conti l'origine delle specie, per esempio, è certamente un libro di Darwin, ma intanto già un altro, Wallace, aveva avuto le idee pressoché identiche, e secondo chiunque, diciamo, in quel periodo era probabile che se non c'erano quei due lì, qualcun altro avrebbe scritto qualche cosa che in qualche modo ci portava ad una teoria dell'evoluzione, magari non la stessa identica, ma simile. E anche nella letteratura, attenzione, essendo il romanzo, chiaramente il romanzo è unico, ma certi modi di scrivere, certi stili romanzeschi, certe produzioni sono non soltanto il risultato di una mente, ma sono anche il risultato di un milieu culturale, sono, che in qualche modo fa emergere dei romanzi o delle materiale simile. In fin dei conti, penso io, quando alle superiori studiavamo i vari autori, ce li dividevano sempre, no, per gruppi, il verismo, il romanticismo, no? E magari lo studente un po' disattente faceva un po' di confusione fra un autore e l'altro, perché sostanzialmente erano lo stesso tipo di cose. Ecco, quindi nella letteratura e nella scienza non è così ovvio l'esistenza di una unicità di produzione. Fa un altro esempio scientifico, Einstein e Hilbert, che è un matematico, il secondo, il primo ovviamente è un fisico. Nel 1915 erano tutti e due pronti per risolvere alcuni problemi della relatività, che erano rimasti sospesi dal 1905, quando aveva pubblicato i suoi primi lavori Einstein, e nel giro di un mese praticamente Einstein, con delle conferenze, un ciclo di quattro conferenze, ha creato qualche cosa di nuovo, anche con l'obiettivo di non essere secondo al matematico. Chiaramente noi ricordiamo Einstein, noi ricordiamo Darwin, e a parte chi si occupa di storia della scienza in modo particolare, non ricordiamo Hilbert, non ricordiamo Wallace, che hanno fra l'altro riconosciuto, come dire, la maggiore importanza dell'altro, il cosiddetto avversario, in questo ambito, nei loro ambiti rispettivamente scientifici, no? Fisico e naturalista. Ecco, su questo ha ragionato un pochettino Ian McEwan. E da qui parte una constatazione relativa alla bellezza, l'estetica, nella scienza e nell'arte. E di questo io vi vorrei parlare nella seconda parte del video dedicato a questo libro. Grazie.